abbiamo preso gol su un errore nostro di marcatura. Sapevamo le doti di Maggio sui colpi di testa soprattutto. Ma è stato anche bravo lui, diciamo, a fare quella torsione, a trovare quel gol. Poi ci imbarchiamo in un'espulsione che ancora in questo momento non arriva a capire l'arbitro che cosa abbia visto. Non so se voi avete visto qualcosa diverso da quello che ho visto io. Un'espulsione che a mio avviso che non esiste, forse era ammonizione per il giocatore del Santa Maria. Comunque 10 contro 11 abbiamo continuato a giocare, abbiamo cambiato modulo, ci siamo messi con il 4-3-2. Penso che forse abbiamo tenuto il pallino del gioco, anche Santa Maria ha avuto un po' di paura, si è basato giustamente sulle ripartenze perché già erano in vantaggio. Avevamo il pallino del gioco, abbiamo avuto le nostre occasioni, nel primo tempo abbiamo avuto due palle gol, una con Davide Testa e l'altra con Pierino Terranova, che potevamo pareggiare tranquillamente e non avremmo rubato nulla. Riparte il secondo tempo, penso che ancora abbiamo continuato a giocare, a tenere il pallino del gioco, forse siamo stati un po' sterili in fase d'attacco, però devo dire che la prestazione è stata importante dei miei, anche se poi prendi gol su una ripartenza, fai 2-0, forse il 2-0 ha chiuso la partita naturalmente, però i ragazzi hanno continuato a giocare, hanno continuato a fare quello che proviamo durante gli allenamenti, si giocava in maniera con grande intensità, penso che alla fine il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Noi ripartiamo da questa prestazione, mercoledì abbiamo un'altra partita difficile, cercheremo di ritornare subito alla vittoria in casa contro un avversario molto tosto che è l'ACR Messina. E niente, andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli che oggi abbiamo fatto una grande prestazione, ci dispiace per il risultato, viziato secondo me da una decisione arbitrale folle, folle. Purtroppo se questi arbitri devono andare in C, sono seriamente preoccupato per il calcio italiano.